Buongiorno allora, se non abbiamo sbagliato aula siamo qui per l'inizio, passo un attimo il volume, del corso di tecniche di programmazione. Nessuno scappa, quindi non dire una battuta. Quindi ci presentiamo, vi racconto un attimo che cosa succede nel corso, come è organizzato e poi, diciamo così, nella parte finale della lezione di oggi cominciamo ad affrontare gli argomenti. Allora, voi sapete che questo corso è un corso, il terzo anno, obbligatorio per tutti coloro che fanno il percorso gestionale della classe L8. Sono 10 crediti, 10 crediti sapete sono 100 ore qua al Politecnico, delle quali 60 verranno svolte circa, arrotondiamo, in aula, quindi 6 ore, 3 lezioni, quindi 6. 4,5 ore alla settimana per un totale di 6 crediti in aula e 4 crediti, quindi 2 blocchi di ore per 3 ore alla settimana verranno svolti in laboratorio. Quindi partiamo subito da questo dato che il 40% del tempo che dedichiamo noi a questo corso e che dedicherete voi a questo corso è di laboratorio. Questo ci dice già che il laboratorio è una parte importante, non un accessorio, non un'aggiunta al corso, ma è quasi il corso. Mentre invece le lezioni sono qualcosa che ci servirà per prepararci all'attività di laboratorio. Lo capiremo meglio quando vi parlo poi dell'esame, anche se probabilmente le voci già le conoscete. Allora, le persone, che saranno coinvolte in questo corso, siamo qui, io sono Fulvio Corno, lui è Giovanni Squillero e lui è Marco Gaudesi. Ci alterneremo un pochino qua, un pochino in laboratorio. Diciamo che tendenzialmente Marco Gaudelli seguirà la parte di laboratorio e io e Giovanni Squillero seguiremo la parte più in aula di lezioni e esercitazioni, ma la divisione non è così rigida, ci vedrete girare e scambiarci a seconda degli argomenti, a seconda delle esigenze. Scusate per questa voce, ma oggi mi è uscita così. A seconda delle esigenze didattiche, se di settimana in settimana. Ok? Quindi la prima cosa ci riconoscete così quando ci vedrete nei corridoi, la seconda cosa che dovete, direi la più importante, che dovete memorizzare o che dovete segnarvi è questo indirizzo web, che probabilmente già conoscete, al quale c'è un sito dedicato ufficiale per il corso. La serie di pagine adesso sarà abbastanza vuoto perché ovviamente siamo all'inizio del corso, ma si riempirà strada facendo di materiale. Questa pagina web, poi avremo modo di guardarla bene, è divisa in varie sezioni, informazioni generali, il programma del corso che di fatto è un copia e incolla del portale della didattica, ma la parte che vi interessa di più sicuramente è la parte sul materiale, da cui potete scaricare i lucidi delle lezioni, quindi quelli che sto presentando adesso sono già online, credo da ieri, qua con l'introduzione al corso, e poi via via compariranno man mano che andremo avanti con gli argomenti. I testi e le soluzioni di laboratorio, compreso, diciamo, da questa sera il testo del laboratorio di domani, esercizi che faremo in aula, quando faremo esercizi in aula è mia abitudine metterli a disposizione gli esercizi in aula significa svolgere un esercizio alla lavagna col PC, no? Non alla lavagna, ma e quindi faccio una parte di programma insieme a voi. E al termine della lezione prendo il progetto che ho fatto e lo metto a disposizione in modo che possiate vedere. Non vi dobbiate perdere tempo o attenzione nel cercare di ricopiare, ma lì dove ho messo un punto e virgola, c'è lo spazio, non c'è andato a capo. Queste cose qui cerchiamo di lasciarle da parte, concentriamoci sui contenuti e non sul ricopiare. Okay? Quindi di fatto l'idea è che tutto ciò che passa da qui, che passa dall'aula, passa dalla lavagna, ve lo trovate sul sito, ve lo potete scaricare quando volete. Più avanti vedremo dei dataset, quando parleremo di esercizi che abbiano un minimo di significato per voi e dei link al software che utilizzeremo durante il corso. Questo ve ne occupate meglio durante il laboratorio di domani. Un'altra sezione interessante è quella di esame, dove ci sono i testi di esame precedenti, degli anni precedenti, è una sezione che si chiama registro, che adesso è fatta così, ma si riempirà via via con le varie lezioni che svolgiamo. A volte riusciamo a farlo anche con qualche giorno di anticipo, quindi potete guardare e vedere
lezione ci sarà domani, questa sera, eccetera. E quindi nel caso di impedimenti a seguire, treni, stage, malattia, quello che volete, sapete quali argomenti vengono svolti in ogni lezione e metteremo a fianco di ogni lezione il link al materiale che è stato usato in quella lezione stessa, quindi tendenzialmente sui PDF delle slide, che sono gli stessi della sezione materiale, ma lì qui sono, diciamo, divisi per giorno, e metteremo a disposizione anche i video delle lezioni stesse. Cioè, io mi sono legato a questa cosa qua e stiamo, in questo momento sto registrando la lezione che sto facendo, sto registrando la mia voce e lo schermo, lo screencast, e salvo problemi tecnici, la nostra intenzione è di registrare e metterli sul sito integralmente tutte le lezioni. Se volete vedere come è fatta finita questa tabella, quando sarà riempita, andate a vedere la pagina relativa al corso dell'anno scorso, dove ovviamente c'è tutto il corso vecchio. Questo a livello proprio di anticipazione. Quindi prendiamo l'abitudine che ciò che c'è scritto qua non avrete mai bisogno di ricopiarlo perché ci sarà sempre sul sito. A volte in anticipo, a volte un pochino dopo, ma essenzialmente ci sarà sempre. Allora, a parte questa che è una questione di metodo generale, veniamo a vedere insieme di che cosa ci occupiamo. Gli obiettivi che ci siamo dati quando abbiamo cominciato a progettare questo corso, alla fine si possono riassumere attraverso queste tre parole chiave, che sono evidenziate qua in questa pagina. Problem solving, real world software, o quasi, e real world problems, o quasi. Problem solving per me significa cercare di allenarvi. Nel momento in cui vedete un problema di tipo gestionale, perché voi questo andrete a fare, a considerare il fatto che la soluzione di quel problema possa passare anche da una soluzione informatica. Cioè che vi venga in mente, oh ma guarda se qua facessimo un programmino per risolvere, per trovare la soluzione ottima, per vedere quali sono le soluzioni alternative, per esplorare le possibilità, per vedere se due cose sono compatibili o no. No. Di metodi di lavoro ce ne sono molti, no? Ci sono i metodi manuali, fai come ti ha detto il guru che ha scritto il tal libro che devi seguire quel metodo, oppure ti reinventare, oppure paghi qualcuno per dirti la prima cosa che gli viene in mente, metodi per risoluzione dei problemi. Ecco, noi vogliamo presentarvi qualche metodo che può essere utilizzato in senso informatico. Quindi un pochino compensare quello che potrebbe essere forse quasi uno stimolo che il programma del corso del primo anno un po' è venuto a mancare, perché veniva un po' a mancare l'utilità di ciò che si faceva. No? Se tornate indietro con la memoria del corso del primo anno, uno dice, vabbè, imparo delle cose, ma a me serviranno mai. Ecco, oggi vorrei, oggi in questo corso, il nostro obiettivo proprio esplicito, dichiarato, è quello di rimediare un pochino questo e dire, no, guarda che impariamo delle tecniche che ci possono essere utili. Poi magari nessuno di voi avrà come ambizione quello di fare il programmatore, l'informatico, lo sviluppatore, ma capire che certe classi di problemi sono risolubili e certe altre classi di problemi, purtroppo per noi, ci accorgeremo che non sono risolubili, perché una volta formalizzate si capisce che sono al di là della portata dei metodi di calcolo che conosciamo. Allora, questo è l'obiettivo vero. Per arrivare a questo obiettivo, ovviamente non ci mettiamo a studiare dal punto di vista teorico la complessità dei problemi, ma impariamo ad affrontarli dal punto di vista pratico. E il modo in cui impariamo ad affrontarli, cerchiamo di fare in modo che abbia quegli attributi real world che sono dichiarati qua, cioè fare in modo di lavorare, di insegnarvi a lavorare con dei programmi che non siano brutti da vedere. Se voi scrivete un programma in C con quello che vi hanno insegnato, di sicuro vi vergognate di mostrarlo a qualche amico a casa, eccetera, perché è una cosa orripilante, una finestra nera in cui compaiono delle cose e spariscono subito, ecco. Vi ricorderete la prima impressione che avete avuto. Ecco, qua impareremo a realizzare i programmi grafici sotto Windows, con i bottoni, le icone, i menu, eccetera, come sono fatti i programmi oggi, non come erano fatti i programmi 30 anni fa. E quindi è vero che non faremo programmi di una complessità esagerata, no? Per ragioni di tempo, anche perché non sarebbe questo l'obiettivo. Ma impareremo, diciamo così, i toolkit di programmazione grafica
diciamo, di moderni. E così come cercheremo di applicarlo a dei problemi reali, realistici, di cui magari siete anche voi che potrete dare qualche spunto. Però nel campo della, vengo in mente nel campo della logistica, dei trasporti, ad esempio, ci sono migliaia di problemi di calcolo, di ottimizzazione. Ah, prendiamo il più semplice di questa terra, trovare la strada più breve tra due punti, no? Qualunque percorso di navigazione, organizzazione, eccetera, lo richiede. Che poi siano punti fisici o punti logici in uno spazio di possibilità. Questo è indifferente, ci sarà indifferente. Ecco, anziché poi inventarmi, andarmi a inventare per dire un grafo con 10 punti, con delle coordinate inventate a caso, quando faremo questi esercizi andremo a scaricare, che ne so, la mappa della metropolitana di Parigi o di Torino, cioè qua di Torino, sono i trasporti pubblici della metropolitana. La metropolitana di Torino è un pochino semplice come problema, avendo una linea sola. E andremo a scoprire che ci sono dei dataset, quindi dei dati disponibili veri, reali, e impareremo a lavorare con questi, piuttosto che non inventarci un problemino che di per sé non significa nulla. E questo ovviamente dovremo diventare un pochino ginnici anche con l'elaborare dati e abituarci a lavorare con i programmi che abbiano non magari input di 10 righe, 10 dati, ma magari di 100.000 o qualche milione di record con cui dovremo lavorare. Che è la dimensione realistica dei problemi. Il problema carta e penna con tre dati si risolve a mano. Quando anziché tre ne hai 300.000, comincia a diventare un pochino più tosto. Ovviamente su queste dimensioni di problemi che proveremo a affrontare, il tema della complessità, cioè del tempo di esecuzione, del tempo che serve per risolvere il problema, è cruciale. E quindi dell'efficienza. Imparare a scrivere programmi non solo che risolvono un problema, ma che risolvono in modo efficace. Risolvere in 2 minuti o in tre non cambia nulla, ma risolvere in 2 minuti o in 20 anni cambia molto. E 20 anni non è campato lì per aria, no? Anche in esercizi piccoli scopriremo che magari a volte il tempo di elaborazione, al crescere la dimensione del problema, cresce, mal detto lui, esponenzialmente, e sapete tutti quanto male fanno gli esponenziali. Allora, se noi mappiamo questi criteri sui contenuti del corso, quindi queste tre parole chiave, abbiamo identificato degli argomenti specifici, no? Che servono a espandere, no? Questi obiettivi che ci siamo dati. Quindi, il concetto generale di problem solving, impareremo cos'è la complessità, come si fa a programmare, diciamo, faremo un approfondimento di quello che avete imparato, programmazione oggetti, lo applicheremo, no? Faremo un veloce ripasso, ma poi un accrescimento di quello che conoscete sulle strutture dati in Java. E vedremo un po' di algoritmi e ragioneremo sull'efficienza di questi algoritmi. Questo è un percorso, oserei dire, tra virgolette, un pochino più teorico, che poi teorico non è perché poi si parla anche di sia di tecniche di programmazione che anche poi di un pochino di teoria che ci sta dietro. Metodi di lavoro, tecniche. Il secondo riquadro parla di software. Come dicevo, real world, quindi tecniche di programmazione che mettono insieme due ingredienti che oggi non possono mancare in nessun programma di tipo gestionale, fatemi dire. Interfacce grafiche e database. Quindi i dati non li scrivo in un file di testo formattato come ha deciso mia zia, ma li scrivo in un database relazionale che li può gestire e può permettere a programmi diversi di farsi cose diverse. Quindi una delle cose più importanti che impareremo, che imparerete, sarà interagire con una base dati da parte di un programmino che farete voi. Potete leggere, scrivere, modificare i dati che sono presenti in una base dati e poi fare appunto queste interfacce grafiche che siano anche funzionali e gradevoli a vedere nello stesso tempo. Impareremo che tante volte per risolvere un problema che incontriamo troveremo una libreria che è già fatta, è già pronta per poterlo risolvere quel problema. Quindi imparare a lavorare, a ragionare per componenti e non doversi costruire tutto da zero ogni volta scrivendosi il codice per ogni singola funzione. No, il linguaggio Java ci permette di fare questo. E vedremo che tutti gli strumenti che utilizzeremo in questo corso sono strumenti di tipo open source, quindi non ci sono problemi di licenze, non ci sono problemi di installarseli a casa o altro, e sono strumenti che tutto sommato in realtà sono sufficientemente potenti, pur essendo gratuiti, per poter fare del lavoro serio.
il discorso del real world problems soprattutto lo declineremo sul tipo di esempi che faremo. Cioè, faremo lo sforzo di non inventarci mai un esercizio tanto per, ma sempre di contestualizzarlo su dei problemi reali o dei problemi, magari semplificati per carità, per non farci troppo male, ma che lavorino su dei dati reali. Problemi di logistica, problemi di organizzazione, problemi o magari giochini, no? Voi pensate qua nei giochini che avete sul cellulare, pensate di volerne fare qualcuno, alcuni hanno dietro degli algoritmi mica banali, no? Per riuscire a risolverli. E allora magari prenderemo spunto da quelli per fare l'esercizietto in cui si vede che faremo una parte, la parte magari più algoritmica, di qualche cosa che magari ha venduto una miliardi di copie. Impareremo come è fatto dentro, impareremo che dietro c'è una complessità maggiore di quella che tante volte non serve. Quindi, per poter far questo, per poter trattare dati reali con applicazioni moderne, dobbiamo sfruttare tutto quanto abbiamo imparato finora. Non a caso, quando abbiamo iniziato a progettare questo corso, quindi diciamo, ormai sono 3-4 anni, abbiamo insistito affinché fosse alla fine del terzo anno e in particolare, molto in particolare, venisse dopo il corso di programmazione oggetti. I ragionamenti che faremo, le soluzioni che troveremo, la produttività a cui vorremmo arrivare non sono possibili con linguaggi di basso livello come il C. Sono possibili solo se si adottano linguaggi più evoluti, diciamo in generale orientati agli oggetti, come ad esempio Java, che vi è stato insegnato nel corso precedente. Quindi, che vi piaccia o che vi piaccia, questo corso si basa fortemente su ciò che dovreste avere imparato nel corso di programmazione oggetti. Useremo tutto praticamente, il 95% di ciò che è stato detto. E poi ovviamente da lì andremo avanti, quindi useremo come strumento di lavoro. L'altra cosa che non dovete aver dimenticato sono le basi dati, perché come dicevo, quando ho dei dataset significativi li metto in un database relazionale, quindi da quarta settimana in avanti inizieremo a usare non solamente programmi in Java, non solamente interfacce grafiche, ma anche basi di dati. Quindi quello che sapevate di SQL e avete dimenticato, una rinfrescatina non fa male. Faremo delle query più semplici di quelle che vi hanno propinato all'esame, no? Però a volte c'è un po' di ruggine per cui non riuscite più a vedere cose che sapevate benissimo. No? E per cui lo dico perché vi vedo poi, non vedo voi, parlo di quelli degli anni precedenti. All'esame prendere strade molto tortuose quando in realtà bastava dire ma scusa, tu a base dati non hai fatto quello. Ah sì, bastava così, si risolveva. Ma entreremo più nello specifico più avanti, faremo sempre esempi su questo. E la parola chiave che cercheremo di non dimenticare mai è efficienza. Un algoritmo che ci mette un tempo proporzionale al numero di elementi, o un algoritmo che ci mette un tempo proporzionale al quadrato del numero di elementi, o all'esponenziale del numero di elementi, sono per noi bestie completamente diverse. E quindi bisogna sempre essere sicuri di riconoscere dove sono i colli di bottiglia del nostro sistema, fin dove può spingersi. Ok, questo è l'obiettivo che spero che alla fine del corso sarà raggiunto. L'organizzazione, vabbè, l'orario lo conosciamo. Io ho chiesto esplicitamente da quest'anno, perché era una delle lamentele che c'era stata negli scorsi anni, di avere un'aula come questa che ha le prese elettriche ai banchi, per cui visto che faremo molti esercizi in aula, oppure io ve ne devo spiegare le cose, farò degli esercizi online e quindi se voi avete dietro un PC potete provare a farlo anche voi, insieme a me o nelle associazioni per conto vostro. Per cui ho notato che negli scorsi anni c'erano molte persone, diverse persone, non è un obbligo, ciascuno diciamo così, segue come preferisce, però diverse persone si portavano il PC in aula e erano nelle aule IT, dopo a metà lezione il PC si scarica. E mentre qui almeno non abbiamo questo problema, barra non avete questa scusa. Nell'aula 1I. Il laboratorio è diviso in due squadre, quindi 3 ore prima squadra dalle 8:30 alle 11:30, 3 ore la seconda squadra dalle 13 alle 16,
Il laboratorio comincia già domani, come vi ho scritto nel messaggio, quindi diamo un segnale forte, no? Molti corsi, ma il laboratorio iniziamo poi la seconda, la terza settimana. No, no, iniziamo subito, il corso che inizia domani. Cioè, inizia oggi, ma il vero inizio è domani. Quindi già da domani vi chiediamo di andare al laboratorio. Il laboratorio è il lab che conoscete bene. La divisione in due squadre sarà una divisione tendenzialmente alfabetica. Per cui normalmente chiedo, ce l'ho già qui? No, ce l'ho solo dopo, ne parliamo tra un secondo, la divisione squadra. Vabbè, non c'è molto altro da dire. Tenete conto che il ciclo settimanale delle lezioni di solito è sempre orientato al laboratorio della settimana successiva. Quindi le lezioni del giovedì e del martedì, quindi per me la settimana inizia il giovedì, dove si iniziano degli argomenti nuovi, si sviluppano le ore del giovedì in quella del martedì, in modo che poi il mercoledì possiate farlo in laboratorio. Quando riusciamo, cerchiamo di mettere già a disposizione il testo del laboratorio, sicuramente entro il martedì pomeriggio, se va bene anche il giorno prima, dipende da quanto, diciamo così, riusciamo a stare negli argomenti previsti, in modo che possiate, questo sarebbe ideale, arrivare in laboratorio avendo già visto il testo, se non addirittura provato a risolverlo, ma almeno avendolo visto e letto, in modo da risparmiare tempo, perché poi 3 ore non sono mai molte quando uno deve, no, sviluppare qualche cosa in più. Vabbè, non c'è divisione tra lezioni e esercizi? Sì? Domani, dopo, la sleggo. Non c'è divisione tra lezioni e esercitazioni, nel senso che faremo indifferentemente nell'ora di aula, a un certo punto molti argomenti di programmazione non si prestano ad essere spiegati a parole, no? Si prestano ad essere spiegati facendo degli esempi, quindi di fatto sono esercitazioni miste alle lezioni. Ecco, dal punto di vista del laboratorio, il testo, dicevo, lo pubblichiamo in anticipo, le soluzioni tendiamo a pubblicarle con un certo ritardo, voluto, nel senso che la soluzione per dire l'esercizio di domani io l'ho già fatta, ma non ve la do per almeno una settimana o due, perché così provate a farla, perché se sapete che il giorno dopo c'è la soluzione online, dici sì, l'ho capito, ma aspetto di vedere la soluzione, no? E questo vi fate del male, perché poi all'esame non c'è l'ho capito che tenga, o lo sai fare o non lo sai fare. Per cui le soluzioni apposta ve le ritardiamo quando ormai non vi servono più, o quando ormai siete già riusciti a farlo. Ecco, questa è un po' l'intenzione. Poi per completezza ve le mettiamo lì, ma non vi dovrebbero più servire. Okay? Poi possono servire per confrontare come l'avete fatto, però ecco, non fate mai l'errore di andare a confrontare. Io l'ho risolto così, la soluzione sul sito è risolta cos'ha, sono diverse perché è sbagliato il mio, allora dovevo farlo come l'ha fatto lui. Ecco, non fate questi ragionamenti perché sono sbagliati. Tu l'hai fatto così, è giusto, funziona, sì, allora è giusto, fine. Un determinato esercizio si può risolvere in 12.000 modi diversi. Ce ne sono alcuni palesemente sbagliati, ce ne sono altri che magari sono giusti, e all'interno di quelli giusti c'è qualcosa che è un po' meglio, un po' peggio, un po' migliore, un po' più performante, un po' meno, usa meglio il tempo, meglio la CPU, ma sono varie sfumature. Quello che ci teniamo, a cui ci teniamo non è che capiate la soluzione che vi proponiamo noi. Infatti le chiamerò sempre soluzioni proposte, mai soluzioni, punto. Ma che capiate la soluzione che avete fatto voi. E che se non la capite venite a romperci le scatole e dire ma io non ho capito, io qua non riesco a sbloccarmi. Ho fatto così ma non funziona perché. Allora, questa è una dinamica che vi serve. Intestardirvi sulla vostra soluzione e poi magari noi diciamo guarda che non va bene. Che parta da voi un'idea di soluzione, provate a farla, poi a un certo punto vi bloccate, noi siamo qua, abbiamo 100 ore insieme da passare per aiutarvi a sbloccarvi. Ok? Quindi cercate sempre di vederla in questo senso. È per questo che io sono sempre un po' molto titubante a pubblicare soluzioni, soprattutto poi degli esami, nonostante le pubblichi. Sono molto titubante perché poi alla fine la gente si studia le soluzioni che ho fatto a 3 appelli fa, magari capendola sì e no al 10%, e poi l'esame non serve perché parte sbatte la testa.
Un'altra cosa rispetto ad altri corsi, all'organizzazione di altri corsi, è che nei laboratori noi non vi chiediamo ovviamente gli esercizi da fare, ma non vi chiediamo di consegnare niente. Ok? L'esercizio, se lo volete fare, lo fate, se avete finito dopo 5 minuti andate via, se volete farlo a casa, lo fate a casa, se volete farlo al lab, venite a farlo al lab, se non lo fate, fa lo stesso, per me, non per voi. Non ci consegnate nulla, non chiedo relazioni, che poi uno perde solo il tempo a copiare queste relazioni, non mica a farle il lavoro. Lo so. Cioè, chi non lo sa, chi dice di non saperlo perché fa finta di non vedere. Quindi, boh, è un percorso che vi aiuta ad apprendere le tecniche. Fine. No? Quindi lavoriamo su un grado di maturità reciproco. Dicevo, quindi non è neanche al limite obbligatorio venire. Noi pubblichiamo il testo online, il software è tutto open source, potreste anche risolvere gli esercizi a casa se volete. È una scelta vostra, è chiaro che venire in laboratorio ha il vantaggio che avete qualcuno a cui poter chiedere. C'erano sempre due persone in laboratorio, dicevo tendenzialmente Marco Gaudesi più il borsista coadiutore, ne avremo due diversi che si alterneranno, visto che le ore di laboratorio sono molte, e cercheremo di darvi il supporto che riusciamo a darvi, chiaramente. Almeno avete qualcuno per poter risolvere il dubbio nel momento stesso in cui lo risolvete. Ok, allora dicevo, per quanto riguarda le squadre, io la prima domanda che faccio è: ci sono già degli altri corsi paralleli a questo in cui siete divisi in squadre? Se sì, userei la stessa divisione. Sì, fate così con la testa, sì? No? Con gli ioi, vi è già divisi gli ioi in squadre? Benissimo. E allora va bene anche per me con la stessa divisione. Poi mi dite solo fino a che lettera vi ha tagliati. L compreso. Ok. Adesso aggiornerò questi punti interrogativi. Quindi va bene, è un lavoro in meno per me. Seconda domanda. Il primo turno comincia alle 8:30. So che è brutto. Non l'ho scelto io. Allora, nel corso che facevo la magistrale, il primo semestre di solito troviamo sempre una soluzione per evitare sovraffollamenti, eccetera, perché cosa succede? Poi tutti cercano di andare nel turno più comodo, creando disagi non banali, il primo tra tutti che poi noi non riusciamo più a seguire le persone perché sono troppe. Allora, una volta definiti i turni, le squadre, noi saremo almeno all'inizio del corso, poi se la frequenza dovesse diminuire il problema si risolve in parte da solo. Ma saremo rigidi sulle persone che vengono. Allora, un modo per dire, non ci sono sempre quelli che sono fortunati per tutto il corso, quelli sfortunati per tutto il corso, è se lo volete voi, possiamo alternare le squadre di settimana in settimana. Ovviamente quelli che sono alle 11 dicono no. Pensateci, eh? Poi cercherò più avanti di sondare. Domani. Allora, dalla A alla L di Ioi alle 8:30 e dalla M di Ioi alla Z alle 13. Ok? Con un'eccezione che vale solo per domani. L'eccezione per domani è, visto che il primo punto dell'esercizio di domani sarà quello di aiutarvi a installare il software che poi dovrete usare sui vostri computer. Che potrete usare sui vostri computer se volete portarli, sul laboratorio ovviamente già installato. Quindi potete domani portare il PC e seguire le istruzioni che vi diamo. Chi ha come computer portatile un Mac e non un PC Windows, venga al mattino, indipendentemente dal turno. Ok? Perché al pomeriggio non ci sono le persone che sono capaci a districarsela col Mac. Ok? Quindi. La revisione è questa, salvo domani chi ha il Mac viene al mattino per punizione. Ok? Vabbè, dicevamo già delle video lezioni, io tendo a pubblicare tutto, tipicamente lo pubblico subito dopo la lezione, cioè entro mezz'ora di solito, quando il wifi funziona, il video della lezione stessa, poi prima o poi, di solito con qualche settimana di ritardo, lo metto anche su YouTube. Ma non è in ritardo voluto in questo caso, è solo che è macchinoso, bisogna trovare una mezz'ora di tempo per farlo. E quindi potete scaricarvi le lezioni e guardarle. Ecco, un dettaglio tecnico, i file video non guardateli direttamente sul sito cliccandoci sopra.
perché il sito non è un sito su cui ci sono questi video, è un server che c'è nel mio ufficio, non è pensato per fare streaming ad alti volumi, per cui andrebbero tutto molto a scatti. Lo scaricate in locale, no? Scaricate il file AVI sul PC e poi ve lo guardate con calma in locale dal vostro hard disk. Non guardate in rete se non vedete, ma non è lento, non si vede bene, certo. Mentre invece quando sono su YouTube, vabbè, quello ci pensa Google a farlo funzionare bene. Questa è una soluzione artigianale, ha sempre funzionato abbastanza bene. L'anno scorso abbiamo scannato una lezione, se non sbaglio, quindi non ha funzionato il video, non sentiva, l'abbiamo dovuto buttare via. Quindi può capitare che una lezione non si sente, non si vede, non funziona. Pazienza, è un di più che proviamo a fare quando funziona. Ok, vabbè, il sito ne abbiamo già detto. Prerequisiti, l'ho già accennato, quindi le cose che non potete non sapere è Java, programmazione oggetti e basi di dati. Non vi dico dovete aver passato l'esame con 30, neanche dovete aver passato l'esame, ma dovete sapervela cavare. Io so che c'è sempre una certa percentuale di persone che non ha, per motivi di carico didattico quasi sempre, non ha seguito il corso di programmazione oggetti precedenti. Per quello sulla pagina web del sito c'è una FAQ, una domanda, tra le domande frequenti, la cui risposta è vi indico dei testi, da cui, cioè, testi abbastanza rapidi per l'apprendimento di un libro, da cui potervi andare a studiare le cose che vi servono per poter seguire questo corso. Ovviamente dovete prevedere un impegno extra all'inizio del corso per mettervi in pari, perché altrimenti non capite niente, già da domani mattina, ecco. Alcuni argomenti verranno approfonditi, in particolare quelli sulle strutture dati, quindi se non avete capito molto sulle collection oppure se non avete capito niente sulle interfacce grafiche, non è un problema. Ammesso che le abbiamo ancora fatte quest'anno, non so, le interfacce grafiche, sì. Tanto le quali facciamo con una libreria completamente diversa. Però invece che cos'è un oggetto, una classe, una superclasse, un'interfaccia, queste cose qua, un metodo è un Bing, è questo. E così come le basi di dati, le basi di dati non vi chiederemo di progettare, fare modelli di tutta relazioni, cose di questo genere, perché quelli sempre i dati li abbiamo già, ci vengono forniti dai dataset che troviamo, no? Però costruire delle interrogazioni sì, quindi una select, una delle join, raggruppamenti, eccetera, relativamente semplici. Ma quelle ci serviranno, saranno anche quelle parte del nostro pane quotidiano. Poi per il resto il materiale di studio è fatto di due ingredienti, ce l'avete tutte e due, funzionano bene entrambi, spero, e queste sono le parti essenziali. Non metto i libri, materiali di studio questi, non sono i libri, non sono le lezioni, non sono gli appunti. Ma mettersi lì, scornarsi col programma che state scrivendo davanti al computer. Non vi viene, ci riprovate, lo maledite, lo odiate, poi dopo lo amate e così via. È una reazione emotiva, e magari anche un po' affettiva, con i vostri programmi che farete al computer. Non studiate su carta, o solo su carta, non fate i programmi con la penna sulla carta. Perché il foglio di carta non vi dice se state sbagliando. Il compilatore sì, il segno in rosso e abbaia. E così via. Quindi ve lo metto proprio come primo messaggio. Poi ovviamente c'è un'altra roba, ci sono le slide, ci sono i link, ci sono i siti web, c'è la documentazione, i tutorial, tutto quello che volete. Ma serve per aiutare questa relazione di amore e odio tra questi due, tra il vostro cervello e il vostro computer. Materiale che vi mettiamo a disposizione relativo alle lezioni sono sicuramente i luci delle lezioni e a parte questa introduzione tutte le altre slide saranno in inglese. Il primo che si lamenta va fuori a calci, nel senso che in realtà sull'informatica tutta l'informazione che c'è è alla fonte in lingua inglese, quindi bisogna abituarsi a leggerla. I materiali che mettiamo a disposizione sono i progetti che lavoriamo in aula, gli esercizi che faremo in aula, quelli che faremo in laboratorio, eccetera, eccetera, e i filmati di cui vi ho appena parlato.
Ci sono anche dei libri a cui fare un riferimento, qui ho messo le figurine, il riferimento completo è ovviamente sul sito del corso, non vi mettete qua a copiarlo, scopiazzarlo. Non sono testi essenziali per il corso, sono dei riferimenti da cui magari prendiamo delle parti. Quindi li cito così. Diciamo che attingeremo abbastanza da questi due qua sotto. Allora, questo è un testo di Java, questo è un testo di Java un pochino avanzato, parla di design pattern, nel corso impareremo diversi design pattern. At First Java a me piace moltissimo come libro. È un'introduzione ovviamente alla programmazione Java, parte da zero, quindi è questo che vi consiglio se siete carenti, e è fatto con una modalità molto informale, molto diretta. Non dico divertente perché alla fine è un libro di programmazione, però cerca di non essere noioso, elencativo, analitico come sono molti libri di programmazione. Quindi è un libro per cui secondo me in modo non relativamente pesante si riesce a imparare buona parte del linguaggio. Sul sito web del corso sono indicati i capitoli di questo libro che servono per poter seguire il mio corso. Design Patterns è il livello successivo, prenderemo alcuni capitoli, alcuni spunti da questo. Questo è un libro di algoritmi, ma noi andremo a interpretare alcuni, non vale la pena riprenderlo. Questo è un libro che parla di generics, quindi generics in Java, per esempio, che si scrivono con i simboli di minore maggiore, che useremo pesantemente. Una cosa utile, se volete, questi libri qua, che sono quasi tutti di un editore che si chiama Origi, Origi, scritto. E questo è un editore specializzato in stampa informatica. È uno dei pionieri anche della stampa elettronica, degli ebook, eccetera. È uno dei primi che ha fatto libri, diciamo così, li vendeva in forma elettronica senza protezioni mostruose come quelle che mette il Kindle dell'Amazon o l'Adobe Digital Edition, queste cose mostruose per cui compri una cosa e non riesci a leggerla. Tutti questi libri sono disponibili sia ovviamente in cartaceo, se andate a comprarli, sia in formato ebook, che ha un certo sconto. Ecco, una cosa che non vi dico è che se voi dite sul sito che quel libro ce l'avete già in forma cartacea, allora la forma elettronica ve la vendono a 5 dollari. Originale, elettronico completo, sia il PDF che in EPUB. Okay, quindi c'è una pagina in cui dici io voglio registrare questo libro, gli date il codice ISBN, lui dice ah, tutto, ce l'hai già cartaceo, che bravo, se vuoi ti do la versione scontata a 5 dollari. E quindi non vale la pena rubarli secondo me, perché uno può avere l'originale, legale, insomma. Ce l'avevo quel libro cartaceo, poi non lo trovo più, ma ce l'avevo. Quindi non ve l'ho detto. No, così lo sanno anche loro, ovviamente, perché non sono gli ultimi arrivati, ma. Come si dice, sempre è meglio vendere 1.000 libri a 5 euro l'uno che vendere nessuno 50. Vabbè, gli strumenti pratici sono molti, no? Prima ho usato la parola essere un po' ginnici con le cose, ovviamente dovremmo imparare a essere ginnici. Lavoreremo in Java, io qua ho indicato Java 8 che è l'ultima versione che è uscita quest'anno. Anche Java 7 andrebbe bene perché non facciamo cose particolarmente spinte su Java 8. La differenza è che le librerie grafiche JavaFX, JavaFX che usiamo nella versione 8 sono migliorate parecchio rispetto alla versione precedente, ma non è mortale. Questo sarà un editor grafico che impareremo a usare per costruire interfacce grafiche stesse. Come ambiente di sviluppo continuerete a usare Eclipse che avete già utilizzato nel corso precedente, con un'estensione. Si chiama FX Clips, che è quella che permette di creare progetti JavaFX all'interno di Eclipse. Ma domani mattina avrete le istruzioni dettagliate, no? Per potervi installare tutti questi pezzettini qua. Questo per quanto riguarda lo sviluppo. Poi c'è la parte di database. Qui lavoreremo su database MySQL, che sono gli stessi che userete con Lioi. Per cui voi potete installarvi o direttamente il server MySQL, scaricandolo dal sito della MySQL stessa, oppure usare lo strumento XAMPP che c'è già installato in laboratorio, che comprende MySQL, PHP, PHPMyAdmin e vari strumenti di sviluppo, non so se ve li ha già citati. Abbiamo deciso dall'anno scorso di uniformare le cose, per cui
la maggior parte delle stazioni di laboratorio nostre le useremo, lancerete Xamp anche se in realtà noi PHP non serve, ma useremo, avvieremo solamente il server MySQL che c'è dentro Xamp, per evitare di avere due installazioni MySQL diverse sullo stesso computer, poi non si capisce mai dove sono finiti i progetti, qual è la password di root essenzialmente. Però con qualunque installazione di un server MySQL. E poi qualche interfaccia di gestione, io consiglio per chi ha Windows un programmino che si chiama IDSQL, come sempre i link sono tutti sul sito. Poi c'è un'altra versione, un altro programmino, non mi ricordo come si chiama, per il Mac, tanto per riuscire a editare in modo grafico, visualizzare in modo grafico la struttura delle basi dati. O se avete già visto qualcosa del corso di base dati, avete usato PHP MyAdmin, se non sbaglio, con Barali, Farinetti, strumenti analoghi essenzialmente. Ok, l'esame. Alla fine di tutto questo percorso, l'esame sarà un esercizio di programmazione da svolgere in laboratorio. Ecco perché tutta l'enfasi sul laboratorio, sulla programmazione, sul cervello, computer, eccetera, eccetera. Perché alla fine all'esame ci saranno quei due ingredienti lì, il cervello e il computer. Sarete in laboratorio, vi daremo un esercizio, 2 ore di tempo per risolverlo. Vi forniamo normalmente già uno scheletro di un progetto Eclipse di partenza, a cui voi dovrete aggiungere le funzionalità che servono. Vi richiederà un pochino più di impegno progettuale rispetto a questa modalità d'esame che era quella anche di tecniche di programmazione, scusate, di programmazione oggetti, dove la specifica là era molto definita. Fai una classe che abbia questi metodi, faccia queste cose, eccetera, eccetera. Invece qua la specifica sarà a livello di problema. Risolvi questo problema. Prendi questi dati e trasformali in questo modo. Quindi spetterà poi a voi, usando le tecniche che impareremo in queste 100 ore, inventarvi quali sono le classi che vi servono, metterle dove, quali sono i metodi, come chiamarli, eccetera, eccetera. E questa sarà la parte sui pattern che impareremo, capire come organizzare bene il codice di un'applicazione di questo genere. Quindi vi diamo già il progetto con uno scheletro minimale di lavoro e un database che contiene i dati su cui dovrete lavorare. Questo è il materiale di partenza all'esame insieme al testo di ciò che dovete fare. La cosa particolare è che nei nostri esami io cerco di mettervi nella condizione più realistica possibile. Ma la condizione realistica non è quella in cui uno sviluppatore deve ricordarsi a memoria i nomi delle funzioni di libreria che deve chiamare. La condizione realistica è che se ha bisogno di qualche cosa lo cerca su Google, lo cerca sulla documentazione di Java, lo cerca sulla documentazione di MySQL. Sa che c'è. Ovviamente si orienta, ma il dettaglio di come si chiama quella funzione, quali sono i suoi parametri, non te lo studia a memoria. Allora, noi abbiamo scelto all'esame di lasciarvi la connessione internet abilitata. Quindi all'esame potete usare internet per cercare le informazioni, ovviamente di conseguenza anche tutta la documentazione che c'è sul sito del corso, gli esercizi, le soluzioni, così come se foste, scusate, in una vera condizione di sviluppo. Cioè, per conto vostro dovete fare un lavoro, non è che vi obbligate a non guardare una certa parte, no, usate tutte le informazioni che vi possono servire. Ovviamente faremo molta attenzione che non usiate internet per comunicare tra di voi. Quindi è importante anche imparare a ricercare queste informazioni e a leggere la documentazione. Il ricordo di esami dove c'erano delle persone che si sono scontrate per 2 ore su un problema che se scrivevi le due parole giuste su Google ti veniva fuori come primo risultato. Ma se in 2 ore non sei riuscito a capire che cosa dovevi cercare, hai dei problemi. Ma non personali, hai dei problemi di studio, ecco, nel senso che lo hai studiato in modo troppo cioè, legato alla forma e non alla sostanza di ciò che fate. Non avete mai provato a confrontarvi con i problemi reali che vi venivano proposti in esercitazione. Ecco, in questo testo di programmazione ci saranno due esercizi, due punti, punto 1 e punto 2, li abbiamo chiamati così con tanta fantasia. Il punto 1 vale 18 punti su 30, quindi è quello che vi dà eventuale sufficienza. Punto 1 è pensato come un esercizio facile, fin troppo, in cui normalmente è sufficiente prendere dei dati da un database, caricarli, fare un'elaborazione molto semplice e mostrare risultati. Quindi non implica quasi mai algoritmi complessi da utilizzare, ma una buona capacità di gestire strutture dati tradizionali.
collection e database. La valutazione, io qui ho scritto che è di tipo on-off brutale. Okay, quindi se c'è, visto che è talmente facile, se c'è anche solo un pelucco che non funziona, è bocciato. Che vuol dire che se io inserisco un dato, deve essere da 0 a 100, e voi mi permettete di inserire 101, il programma va in palla, va in sezione perché ho inserito 101, avete sbagliato. Siete fuori. Questo brutale significa che la correzione la facciamo in aula direttamente. Quindi voi dalle 2 ore fate il lavoro, poi vi chiediamo di uscire, vi lasciamo respirare 10 secondi, poi vi richiamiamo dentro uno per uno, andiamo davanti al computer su cui avete lavorato, avviate il progetto e noi proviamo a metterci dentro dei dati e vedere se funziona. Senza guardare il codice, solamente usando il programma. Okay? Se non funziona, siete fuori. Se funziona, punto 1, avete 18. Poi, in quel caso, ci consegnate il codice, il progetto, noi ce lo prendiamo a casa e ce lo guardiamo con calma. E andiamo a guardare non solo se funziona o no, ma come è fatto. In particolare per quanto riguarda il punto 2, che è l'esercizio in cui vi chiedo, sugli stessi dati di prima, cioè non è un esercizio separato, è la continuazione, sugli stessi dati di prima, di farci qualche elaborazione un pochino più impegnativa, che richieda funzioni, richieda grafiche, richieda simulazioni, le tecniche che impareremo durante il corso. Allora, quello non si può fare o no in aula così seduta stante. Richiede che noi, anche perché su questo vogliamo graduare dal 18 al 30, può essere 19, può essere 25, può essere 28, può essere 30, e non lo vai a vedere sulla base del fatto che funziona tutto o non funziona, perché quello sarebbe una valutazione binaria. Dobbiamo andare a vedere cosa avete fatto, fino a dove, se c'è un errore, di che tipo è l'errore. No, una correzione vera e propria, no? In cui cerchiamo di entrare nel merito e capire cosa avete fatto. Però il vantaggio è che voi, nel momento in cui uscite dall'aula, sapete già se avete passato l'esame o no. Se l'avete passato, non sapete il voto. Beh, dovete darci a quel punto un po' di tempo per correggerlo. Ok? E questo so che almeno gli anni scorsi ho anche fatto dei sondaggi e è stato fortunatamente apprezzato come cosa. So che boh, per il prossimo appello non mi devo più preoccupare, questo esame l'ho passato. Poi magari ci mette 8 settimane a darmi il voto, no, facciamo un po' io in fretta, ma, però almeno so che l'ho passato. Questo è il periodo, tra l'altro, in cui voi farete, alcuni faranno già domanda di laurea, c'è uno stage, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo tenuto conto anche di questi fattori nel definire queste regole d'esame. Vabbè, le regole d'esame dettagliate sono disponibili sul sito, ma di fatto fanno riferimento a un flowchart di questo genere. Questo è il flowchart dell'esame. È inutile che lo spieghi adesso, tanto poi lo dimentichiamo. Lo prenderemo sicuramente nell'ultima settimana e andremo a vedere le varie fasi dell'esame. Allora, il risultato di questo qual è? Questi sono i dati che trovate anche voi sul portale della didattica, sulle percentuali di superamento esami di questo corso. Allora, le percentuali di superamento sono intorno al 64%. E il portale ci dà delle barre colorate che non si capisce bene come leggere, ma se uno dopo un po' lo legge bene, ci prova, anche questi numeri qua, alla fine scopre che coloro che superano entro il primo anno, coloro che superano in generale, quindi compresi quelli del primo anno, quelli che lo danno dopo, alla fine è la stessa percentuale. Quindi io subito pensavo, avevo letto male i dati, sembrava che chi lo passasse entro il primo anno fosse più fortunato, e invece no, alla fine. Vuol dire che appunto, ci sono 2/3, ogni anno riescono a superare l'esame 2/3 di quelli che entrano, no? L'output del sistema è 2/3 dell'input. L'altro terzo è lì che cicla oppure è andato a fare altre cose. Non lo so, non me lo dicono questi grafici come fanno. Ecco, invece una cosa che non mi piace è questa. Di solito è brutto sbattere in faccia i voti d'esame la prima lezione, però vorrei fare con voi un piccolo ragionamento. Questa è la distribuzione dei voti dello scorso anno accademico. Beh, si vedono, guardiamo la parte destra che è la più bella. La parte destra, quindi questi sono il 64% di persone che hanno superato l'esame. Nella parte destra si vede che circa il 15% ha un voto maggiore o uguale a 25.
ragionevole se uno vede le statistiche del Politecnico, secondo me per il gestionale è fin alto rispetto alla media degli altri corsi. No, ma va bene, non dico che sia troppo alto, lo vedo in senso positivo, scusate se l'ho detto male. La curva verde, la curva blu rappresenta chi lo supera al primo anno. Vedete che con l'eccezione di questo 28, i voti più alti sono tutti di persone che l'hanno passato entro il primo anno. Quindi non passarlo entro il primo anno, questo mi dice la statistica, poi non diminuisce le probabilità di superarlo, ma normalmente abbassa il voto, nel senso che chi lo supera il secondo anno, cioè dopo, non nei primi appelli, nei primi tre appelli, statisticamente prende un voto più basso. Infatti si vede che ci sarà questa differenza tra i blu e i verdi, che dà più spazio ai verdi, che sono quelli che non hanno superato il primo anno. Questa differenza sono quelli che non hanno superato il primo anno. Ecco, quello che mi piace molto poco di questa curva è questo picco sul 18. Perché cosa succede? Escludendo magari i primi appelli, visto che abbiamo messo questa regola d'esame, e se l'ho messa io, non è che devo lamentarmi con qualcun altro, però ci sono molte persone che cercano di prepararsi per il 18, per prendere il 18. E quindi anche nel loro studio, nella preparazione degli esercizi, puntano a fare solamente quel punto 1 lì dell'esercizio. E questo è deleterio. Perché se tu miri a quello e fai un singolo piccolo errore, sei fuori. Ok? Da cui poi pianti e disperazioni e stridore di denti. Ma no, ho fatto solo quell'errore. Certo, se tu punti al minimo e fai un pochino meno, logica mi dice che sei fuori, se sei meno del minimo, per definizione di minimo. Ok? Allora, succede questo fenomeno appunto in cui ci sono molte persone che si preparano per il 18, non ci arrivano e poi si mettono a discutere. Oppure quelli che non superano, bene, così finisce, e si prendono sto voto e tra virgolette sono contenti così. Allora, io posso accettare benissimo che ci sia. Butto lì un 20% di persone che prendo 18 sono contento così, mi sono tolta sta cavolo di informatica, va bene. Ma non mi piace che sia la modalità normale di lavoro di molte persone all'esame. Allora io non voglio adesso cambiare le regole così al volo. Mi piacerebbe però che non facciate questo errore. Cioè un terno, se vi preparate per il 18 è un terno all'8. Che quel giorno lì sbagliate una singola cosa, una singola virgola e siete bocciati. Cioè, è troppo rischioso per voi. Allora, preparatevi per il 25 se non per il 30. Provate a fare qualcosa di più. Per cui a quel punto riuscite anche a compensare eventuali piccole imperfezioni nella prima parte. Questo ve lo dico così a parole, quasi come una preghiera, un'esortazione, ecco. Perché l'unico modo che ho formalmente per contrastare questa cosa, che come vi dico mi piace pochissimo, è di dire che il primo esercizio anziché 18 vale 16. E allora siete obbligati comunque a studiare la seconda parte. Allora, perché vorrei evitarlo? Perché contrasta con l'obiettivo di dire uscite dall'esame sapendo se l'avete passato o no. Se mi date una mano a non farlo, preferisco. Fine della predicozza. Ok. Ci sono domande o dubbi su questa parte generale? Ho dimenticato qualcosa? No. Ok. Allora, possiamo iniziare a entrare nel merito e iniziare il grosso capitolo che poi ci accompagnerà lungo metà del corso. Lo riprenderemo a pezzettini. E parlando della programmazione grafica usando la libreria che si chiama JavaFX. Scritto JavaFX, no, ma è scritto con l'intenzione di pronunciare l'FX come FX. Perché è in grado di fare anche degli effetti di animazione, grafica, eccetera, eccetera. Chiamatela come volete. Cos'è questa? Qui vedete che ci sono vari argomenti che toccheremo, via via. Alcuni li lasceremo verso la fine del corso, ovviamente, mentre altri ci saranno. Scusate.
mentre altri ci serviranno prima. Allora, interfacce grafiche in Java ci sono diverse librerie per poterle realizzare e negli anni se ne sono affermate altre, cioè diverse, con alti e bassi per poi cedere il passo ad altre più moderne. Una molto utilizzata è la libreria Swing, che era, ma è tuttora la libreria standard di riferimento per fare interfacce grafiche. Molto potente, ci sono moltissime librerie, moltissimi componenti esistenti. L'avrete probabilmente vista nel corso precedente un pochino, è abbastanza complessa da gestire, perché espone anche a basso livello quello che è l'aspetto, la concorrenza tra gli elementi dell'interfaccia grafica. Cioè il fatto che succedono più cose contemporaneamente e devi gestirlo esplicitamente. Questo introduce poi molti bug di programmazione, eccetera, eccetera. C'è una libreria alternativa che è quella che usa Eclipse per se stesso, no? Per disegnare le sue interfacce grafiche, che è sviluppata dagli sviluppatori di Eclipse, si chiama SVT, ma di nuovo siamo sullo stesso pianeta, essenzialmente di complessità. Quindi ci sono librerie diciamo così, assodate da anni, ma molto complesse da usare. E questo è uno dei motivi per cui la programmazione grafica la si fa sempre, facciamolo un po' alla fine, ma non si parte dall'inizio. Invece in questo corso abbiamo ribaltato le cose, vogliamo partire dall'inizio facendo programmi magari semplici ma tra virgolette belli da vedere, o di cui non ci si vergogna a farli vedere, ecco, e moderni nel look. Nel frattempo, cioè mentre gli sviluppatori Java perdevano il sangue e le notti su queste librerie, c'era tutto cioè il filone dello sviluppo di applicazioni web che faceva passi da gigante, no? Se vediamo una panoramica veloce negli ultimi 10 anni, o giù di lì. Voi state in parallelo a questo corso, facendo il corso con voi, in cui imparerete a progettare web, e vedrete che fare un'interfaccia web in HTML è molto semplice. Cioè, i tag, li metto lì, viene fuori la casellina di testo, viene fuori il titolo, viene fuori. Poi farla bene, farla evoluta, non è più semplice ovviamente. Ma il gradino d'accesso è basso. Questo è ciò che ci serve per imparare. Ci serve qualcosa che le cose semplici siano facili da fare. E poi per le cose difficili non c'è santo, bisogna sputare sangue. E quindi la Sun Microsystems allora, poi è diventata Oracle, che sono, diciamo così, l'azienda che produce e mantiene Java, il linguaggio Java, l'ecosistema Java, hanno iniziato a ripensare da zero l'interfaccia grafica, la libreria grafica che proponevano. Dicendo, va bene, Swing esiste, ma cerchiamo di far morire questo Swing e far nascere un'interfaccia più moderna, più semplice da usare, più ispirata anche a quello che si fa nel linguaggio web, nel mondo del web. Infatti vedete a un certo punto che JavaFX sopporta i fogli di stile CSS, che sono gli stessi che usate per fare pagine web. Quindi, in qualche modo, sia la parte sui fogli di stile che la parte sui database, che stiamo facendo nei due corsi, il mio e quello di Lioi, no, sono ovviamente. Ci sentiamo, ci siamo coordinati proprio per evitare di duplicare degli argomenti, ma poter sfruttare ciò che fate in parallelo. Allora, fate solo una nota velocissima, se sentite parlare di JavaFX 1, buttate via, cancellate, perché era una cosa completamente diversa. È un tentativo abortito. Quello che ci serve è la libreria JavaFX 2 oppure 8. Qui c'è un salto di versione un po' strano, ma perché prima si chiamava 2 perché era il seguito dell'1 e poi hanno deciso, quando è uscito Java 8, di rinominare JavaFX 8 per allinearlo alla versione di Java. Perché questa libreria JavaFX, dalla versione praticamente 7, è compresa direttamente dentro Java che scaricate normalmente. Quindi non è una libreria a parte che devo scaricare, installare, eccetera. Quando voi scaricate JDK, cioè il 7, ma soprattutto l'8, contiene già al suo interno tutta questa libreria grafica. L'Oracle vorrebbe, no, gradualmente fare in modo che tutti lavorassero con questo, che aveva FX8, anziché con i framework grafici precedenti. Vabbè, se seguite, se installate Java da zero non avete problemi, scaricate l'ultima versione. Chi usa Linux, faccia attenzione perché nella libreria Java open source, la OpenJDK, scusate, non è presente la libreria grafica JavaFX. Dovete scaricarvi quelli della Oracle.
e non quella open source che c'è già nella distribuzione. Quella Oracle non è open source e quindi non è mai preinstallata sulle macchine Linux. A seconda della distribuzione Linux che avete, dovete andare a cercare come si fa a installare, configurare il JDK ufficiale della Oracle 8, versione 8, che comprende quindi anche la JavaFX. Vabbè, poi ci sono altri tool che useremo per sviluppare e domani mattina imparerete. Allora, diamo un po' di questi 10 minuti che ci rimangono, i concetti di base. E poi vi faccio vedere cosa fare con le mani. Concetto di base è che una interfaccia grafica è di fatto un insieme di elementi incastrati uno all'interno dell'altro. Questi elementi in JavaFX si chiamano nodi. Ci sono nodi di tanti tipi diversi, li conosceremo. I nodi sono le parti dell'interfaccia grafica che fanno qualcosa, che mostrano dei dati, che permettono di interagire, permettono di inserire, oppure che dimensionano, allineano altri nodi. E per questo questi nodi sono organizzati, diciamo, ad albero. Ci sono i nodi finali, quindi sono chiamati nodi foglia, che sono gli effettivi elementi di interfaccia, il testo, il bottone, la casellina di testo, eccetera, eccetera. Sono raggruppati da nodi intermedi. I nodi intermedi hanno le funzioni di raggruppamento e quando raggruppo nodi di più basso livello dico anche come li raggruppo, li metto uno sull'altro, uno sotto l'altro, a fianco, quindi mi permettono di definire il layout, la disposizione degli elementi. E il tutto viene, diciamo così, riassunto da un unico nodo a livello più alto che viene chiamato il nodo radice, che è il nodo principale della scena, che è la cornice che contiene la scena stessa, che contiene l'interfaccia grafica stessa. Ecco, in JavaFX questo nodo radice viene associato a un concetto generale che si chiama scena, che è un contenitore di nodi che compone una videata, una pagina, una finestra. Questa scena viene a sua volta mappata su uno stage. Questi sono i nomi degli oggetti Java, eh? Uno stage corrisponde a un'entità fisica che vi mostra un contenuto che è una scena. Parlando più terra a terra, uno stage è una finestra di Windows. Dentro questa finestra, che è uno stage, palcoscenico, come fosse un palcoscenico, va in scena, una scena, quindi su uno stage monto una scena, un scene. Questa scena mi dice che cosa è visualizzato in quel momento. E che cosa è visualizzato in quel momento? Beh, la scena mi dirà qual è il nodo radice da cui si dipana tutto il resto della scena. Sembra astratto, ma è facile da vedere. Spero. Se noi prendiamo questo signore qui. C'è un programma che impareremo a usare la settimana prossima, che si chiama Scene Builder. Ci fa vedere l'interfaccia grafica che realizzerete domani, che perlomeno fa parte. Allora, domani realizzeremo un esempietto in cui, scusate, ho buttato giù la finestra che mi serviva, che è fatta così. Vedete questa finestra? L'ho fatta io. Ha dentro una casella di testo in cui posso scrivere, ha un bottone, ha un blocco di testo. Questa non è l'ultima versione perché in quella di domani c'è un pezzo in più. Questo è ciò che appare. Vedete che qua c'è una finestra di Windows che è lo stage, palcoscenico, su cui va in onda la scena, che è il contenuto della finestra. Quindi abbiamo due nodi separati, due classi, due oggetti Java separati. Uno è lo stage, che è la finestra, e l'altro è la scena, che è il contenuto della finestra. Questa scena contiene dei nodi. Quali sono questi nodi? Ecco, andiamo a vederli nell'editor che c'è qua sotto.
Ci sono dei nodi, ad esempio, vedete qua, è disegnato un po' ad albero. Questa libreria vi permette di vedere tutti i nodi che potete usare, ma i nodi che vediamo noi sono elencati qua, quelli che ho inserito in questa scena. Ad esempio, c'è questa scritta qua, parola, che posso evidenziare, è un nodo di tipo label, cioè etichetta. Questa casella di testo in cui posso scrivere è un nodo di tipo text field. Questa label e questa text field sono nomi di classi Java. Il bottone a fianco è un bottone di tipo button, è un oggetto, un nodo la cui classe è button. javafx.sin.control.button. Questi tre signori sono tre nodi terminali, nodi foglia, vedete che sotto non hanno nulla, che sono messi a fianco, affiancati da sinistra verso destra. Perché? Ma perché loro tre sono tutti e tre inseriti come figli di un altro nodo che si chiama HBox. Il nodo HBox è sbagliato. Box. Eccolo qua, ho selezionato. L'HBox vedete che è bordato in arancione, è un bordo invisibile, HBox, sta per horizontal box, una scatola orizzontale, una scatola invisibile che dispone il proprio contenuto in orizzontale. Qui una scatola che contiene tre elementi, nell'ordine una label, una text area, una text field e un button, e questi tre vengono disposti da sinistra verso destra. Questa area di testo sottostante invece non fa parte di quell'HBox, ma fa parte di una scatola più ampia che è questa, perché non riesco a selezionare, è questa qua, che è la VBox. Vedete l'albero? Io ho una VBox, che è una scatola messa in verticale. Vedete il disegnino che sembrano tanti cassettini uno sotto l'altro. Quindi io in questa interfaccia ho un contenitore verticale a due piani. Il primo piano contiene a sua volta un contenitore orizzontale con tre scomparti. Il secondo piano contiene un oggetto unico che è questa text area, questo nodo text area che c'è qua sotto. Quindi noi vediamo un'interfaccia, abbiamo in mente un'interfaccia e la costruiamo combinando tra di loro quelli che sono gli elementi che vogliamo metterci, che sono elementi presi da questa libreria di componenti. Se andiamo a vedere i controls, sono i bottoni, le caselline, le immagini, i link, le etichette, i menu, i separatori, i pippiolini, gli slider, le cose che girano per dire che dobbiamo aspettare, le tabelle, eccetera, eccetera. Questi, qui riconoscete tutti gli elementi che trovate normalmente nei programmi o nei siti web, che sono il linguaggio di base visuale con cui costruire le interfacce grafiche. E questi elementi che sono nodi di tipo control, cioè oggetti che possono interagire con l'utente, vengono gestiti e vengono disposti, allineati, impaginati, se possiamo dire, sullo schermo, all'interno della scena, attraverso degli altri nodi che fungono da contenitori, container. E sono contenitori di vario tipo. Quei due che abbiamo visto si chiamano l'HBox, che dispone i propri nodi figli, nodi contenuti in orizzontale, il VBox, che invece dispone in verticale. Ops, scusate. VBox che li dispone in verticale, ma poi c'è il modo di disporli anche uno sull'altro, c'è il modo di disporli a griglia, c'è il modo di disporli in modo che vadano a capo, c'è tutti questi nodi intermedi che in Swing si chiamavano layout manager, invece questo è molto più semplice, sono semplicemente dei nodi. È possibile disporli anche, ad esempio, dov'è il border pane? Border pane, che in questo caso risulta essere il nostro nodo di partenza, il nostro nodo radice di tutto questo che non abbiamo ancora citato,
è un nodo di tipo border pane che, vedete il disegno, ha una parte centrale e quattro parti laterali. Quindi è un contenuto circondato da un top, un bottom, un left, un right, che può contenere altre cose. Quindi immaginatevi che sulla tipica pagina web, perché è più facile visualizzarsi, c'è il grosso del contenuto, poi c'è la colonna a sinistra che contiene il menu, poi c'è la parte in alto che contiene il titolo e la parte in basso che contiene i piedi pagina. Nella parte destra, a volte magari ci mettiamo la pubblicità. Ecco, questo tipo di layout viene gestito da quel nodo e dopo, vedete che qua nel right non ho messo nulla, a destra, nel top ho messo il titolo da sopra. Quindi, non ancora domani, ma da giovedì che ci vediamo ancora, impareremo a conoscere questo sistema di nodi che incasellati possono costruire l'interfaccia. E poi ovviamente impareremo il passo successivo a dare un comportamento a questi nodi, fargli fare qualche cosa. Ad esempio, fare in modo che quando io inserisco una parola, questa parola possa comparire, venga gestita e inserita. Adesso questo è molto semplice, sarà l'esercizio per domani. E possa essere visualizzata, eccetera. Questa è la cosa più semplice che possiamo fare: inserire dei dati e visualizzare dei dati. Ecco, qui non stiamo facendo scanf e printf, ok? In cui i dati inserisco alla cieca e visualizzo, eccetera. Inserire dei dati per me significa inserire in una casella di testo, schiacciare un bottone per inserirlo, schiacciare invio. Visualizzare i dati significa avere una parte dell'interfaccia che magari è anche abbastanza furba, perché se ho tanti dati c'è il mio ascensore che mi permette di scorrerli, eccetera, eccetera. Cioè, come ci si aspetta da un programma di oggi. Grazie a questa libreria grafica, anche questi tool di sviluppo, come avete visto, è abbastanza interattivo, in cui ho potuto farvi vedere la struttura della scena, la si può disegnare così, essenzialmente. Poi dopo ci si aggancia la logica di funzionamento dietro i singoli bottoni, dietro i singoli elementi, si riesce anche in modo molto veloce a ottenere questo risultato. Diciamo con poco sforzo. Lo sforzo per noi sarà nel decidere cosa fare quando l'utente clicca, perché lì dietro magari c'è un algoritmo complicato che non è solamente aggiungere una parola in elenco, che faremo. Allora, l'esercizio di domani sarà analoga, oltre a una parte iniziale in cui vi insegneremo a prendere familiarità con gli strumenti, le librerie, i tool, le clips, eccetera. Vi chiederemo di fare un esercizio molto simile ma molto più semplice a quelli che avete fatto all'esame di programmazione oggetti. C'è da fare un paio di classi, per conto vostro, come ripasso, tanto per agganciarci a quello che sapevate fare poche settimane fa. E poi vi faremo vedere come inserire quelle classi all'interno di questa interfaccia grafica che vi ho fatto vedere, senza ovviamente chiedervi di farla, di svilupparla, ma impareremo invece giovedì come potrebbe essere fatto. Grazie di tutto.